Bene, ciao ragazze! Questo è un tutorial, più che tutorial, è il soddisfacimento di una richiesta per la mia amicissima Claudia. Ciao tesoro, salutami, Elisa. Ciao Elisa, già che mi trovo. Elisa, no, Elisa, Claudia voleva che realizzassi uno smokey eyes semplice, quello nero per eccellenza. Così ho fatto. Ma in questo video vedrete due tipi di smokey eyes, ossia uno semplice e poi questo dove praticamente ho aggiunto due prodottini Laila che erano contenuti nella glossy box di dicembre che a me è piaciuta tanto. Anche questi due prodotti mi sono piaciuti tanto e l'effetto è leggermente più luminoso, magari un'idea per il capodanno. Oh, cos'è? Ok. E nulla, se non avete magari questo prodottino qui, potete, se però avete dei glitter bianchi, io per esempio ho i glitter Posh Multicolor della Kiko di un paio di, colle no, un paio di, na di anni fa, se li volete far diventare neri, prendete un ombretto matte nero, grattate, facendo cadere un po' di prodotto su un foglio bianco e poi sopra spolverate i glitterini bianchi e mischiate in modo che i glitter bianchi da bianchi diventino neri. E poi applicate ovviamente sulla palpebra, al centro magari, solo al centro, altrimenti boh, non so, potete anche fare tutta la palpebra mobile come ho fatto io, non andando troppo nella piega e oltre la piega dell'occhio. E ovviamente la stessa cosa vale per tutti gli altri colori, ossia se volete far diventare dei glitterini bianchi in altri colori, però dovrete avere di base dei glitter bianchi, perché il bianco è il colore più neutro che può diventare tutti gli altri colori del mondo. Cos'altro? Se non avete il mascara in glitter, basta avere un eyeliner in glitter o anche gli eyeliner, i Metal Glam Eyeliner di Essence. Potete semplicemente appoggiare la punta sulle ciglia inferiori e questo farà sì che l'occhio sia leggermente illuminato. E basta. Questo è tutto, vi lascio al tutorial, mi vedrete diversa perché sono due tutorial realizzati in tempi diversi, in giorni diversi, quindi ancora auguri, buon Natale, buone feste e buon 2012 a tutte voi, a Claudia, Elisa e a tutte quante. Ciao! Ok, allora io ho già la mia riga di eyeliner perché sono uscita e c'avevo l'eyeliner, quindi partiamo, cioè io parto con l'eyeliner così come ce l'avevo anche di qui, poi tra uno sfumaggio e l'altro è praticamente invisibile. Quindi voi partite senza eyeliner, partite con il primer ovviamente. E poi vi servirà un cream eyeliner. Io uso il mio solito Lasting Drama Gel Liner di Maybelline. Ce l'ho oramai da un bel po', sono un bel po', in circa un anno. Prendo un pennello a lingua di gatto e vado ad applicarlo su tutta la palpebra mobile. Arrivata a questo punto, con l'anulare sfumo in su un po' il colore, proprio con l'anulare, altrimenti un pennellino pulito va benissimo, ma anche così non disegniamo. La stessa identica cosa facciamo sotto le ciglia inferiori, quindi vado ad applicare il colore sotto le ciglia inferiori. Non quintalate perché tanto poi andremo ad applicare l'ombretto nero.
davvero ne basta pochissimo. E lo vado a picchiettare dove ho applicato esattamente la mia base nera, così come anche sotto le ciglia inferiori. E poi collego la palpebra mobile superiore con le ciglia inferiori, quindi quest'angolino qui. Applico il colore qui. Ok, fatto quest'altro passaggio, vado a prendere un pennello da sfumatura. Io utilizzo il Crease di Zoeva. Vado a vedere. Ok, e prendo un grigio. Io utilizzo un ombretto vecchio, l'Irresistible numero 14 di Essence, questo grigio metallizzato, satinato. E ne prendo un pochino. E lo vado ad applicare nella piega dell'occhio. Quindi inserisco il pennello e faccio semplicemente così. E davvero è una cavolata. Sotto. Vado poi a prendere una matita nera, io utilizzo la mia mitica amata Long Lasting Nera di Essence. Applico nella rima interna. Adesso non faccio altro che prendere un ombretto matte panna. Io utilizzo questo colore qui che è della palette di Cargo. La Essential Palette penso si chiami. Grazie, grazie Lina. È un suo regalo. E vado a prenderlo con il mio solito amato pennello di Emanuela Biffoli, che non vedo da un po', a dir la verità, e lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso con un pennellino piccino, io lo prendo angolato, prendo questo colore qui, che è questo colore leggermente giallognolo, ma è un color vaniglia, bene o male, satinato. Questi micro brillini piccoli piccoli. E la vado ad applicare nell'angolo interno dell'occhio, sia qui che qui, e sfumo appena appena, in modo che do un pizzico di apertura. Ovviamente voi potete sfumare ancora di più qui. Ok. Salve, sono un pochino diversa dal pezzettino di video precedente, ossia dall'altro tutorial, perché in realtà questo è sempre uno smokey, fatto la stessa identica maniera dell'altro, ma vi volevo fare una piccola correzione, o meglio, un'alternativa per il Capodanno. E utilizzando alcuni prodotti che mi sono arrivati nella Glossy Box di dicembre. Allora, parlo in particolar modo del glitter in eyeshadow e andiamo a vedere come applicarlo. Lo vado ad applicare soprattutto vicino
con un piccolo pennellino. Sfumo appena appena qui. Proprio lo picchietto. Voilà. Questo è il look praticamente con l'aggiunta di glitter in eyeshadow di Lilac. Ora cosa vado a fare? Il mascara in glitter, questo è quello argentato, lo vado ad applicare solo sotto le ciglia inferiori, cioè sulle ciglia inferiori. Sulle punte, appena appena, per illuminare. Non so se li vedete. La stessa identica cosa la potete fare con un eyeliner in glitter, quindi non c'è bisogno per forza del mascara, di questo mascara di Lilac, ecco, che voglio dire è tanto ma tanto prodotto che non finirà mai. Sulle labbra vado ad applicare il mio Exotic di H&M, poi abbiamo finito. E voilà, il look è finito. Questa è una semplice idea per rendere lo smokey appena appena diverso. Io devo solo applicare il mascara, ma penso che non lo farò. Semplicissimo, un semplice smokey eyes. Spero di. Non vi ho dato nessuna idea, a dir la verità, nuova, ma spero di fare, anzi, sicuramente farò altri video tutorial per le feste di Capodanno. Quindi vi mando un bacio a tutte e vi auguro buon 2011, no, 2012. Ciao! Vi voglio far vedere questo anello fighissimo che ho acquistato il mese scorso su eBay. E ve ne parlerò poi in un altro video apposito di tutti i bijou acquistati su eBay nell'arco di questi mesi. Vi mando ancora un bacio grosso e ancora buon 2012. Ciao!